Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anche io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli, ci avviciniamo alla festa di Pentecoste e il Signore ci fa riflettere sulla persona dello Spirito Santo. Anzi, il nostro Signore Gesù Cristo, in questo suo discorso nell'ultima cena, ci promette lo Spirito Santo. Dice ai suoi discepoli che manderà dal cielo un altro paraclito. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre lo Spirito della verità. Il nostro Signore Gesù Cristo è il nostro paraclito, colui che sempre sta a fianco a noi e ci difende. Gesù, Figlio di Dio, nato da Maria Santissima, ha vinto il nostro nemico, ha combattuto per noi e tuttora ci difende, perché nel suo nome ogni ginocchio si piega, in cielo, in terra e sottoterra, e ogni lingua riconosce la sua signoria. Questo nostro Signore Gesù Cristo, colui che secondo San Paolo sta sempre vivo presso il Padre ad intercedere per noi, è Lui innanzitutto il nostro paraclito, ma morendo, andando via dal mezzo di noi, Egli ha promesso un altro paraclito, lo Spirito Santo, e lo chiama qui lo Spirito della verità, cioè il suo Spirito, perché Lui è la verità. Pregherò il Padre e vi manderà un altro paraclito. Gesù nella sua umanità supplicherà il Padre per noi. Supplicherà il Padre, pregherà il Padre per noi affinché il Padre ci dia lo Spirito Santo. E in quanto Dio, uguale al Padre, ci manderà unitamente al Padre, ci manderà lo Spirito Santo, lo Spirito di verità. Questo Spirito che il mondo non può ricevere, il mondo perché non lo vede e non lo conosce. Coloro che sono di questo mondo sono materialisti. Coloro che sono di questo mondo sono immersi nella materia. Credono nella materia, accettano soltanto ciò che è materiale, ciò che si può toccare, ciò che possono vedere con gli occhi. Non conoscono Dio, non possono conoscere Dio perché si comportano da animali. Invece coloro che sono di Dio si comportano da uomini perché hanno in sé lo Spirito, hanno in sé uno Spirito. Sono fatti non solo di carne ma anche di spirito, hanno in sé una parte razionale e questa parte razionale che hanno in sé
scorge attraverso, al di là di ciò che è materiale, ciò che non lo è, e riconosce l'esistenza di Dio. Coloro che sono di questo mondo non riconoscono l'esistenza di Dio. La prima conoscenza di Dio comincia già con quella naturale, la prima conoscenza di Dio è naturale, cioè chiunque sia uomo abbia l'uso di ragione riconosce che c'è Dio. E chi già fa questo passo e cerca di comportarsi in conseguenza si dispone alla grazia di Dio, si dispone alla fede, e venendo la grazia viene reso capace di poter riconoscere anche, di credere, di professare l'esistenza di tre persone in quel Dio di cui aveva già visto le orme. I cristiani veri conoscono lo Spirito Santo perché lo Spirito parla al loro cuore. Dentro il loro cuore Dio si rivela come trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. Il mondo, dice Gesù, il mondo non lo può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Senza lo Spirito Santo non possiamo dire che Gesù Cristo è Signore. Ma se noi ogni giorno continuiamo a voler ritenere come vero soltanto ciò che vediamo, non possiamo avere lo Spirito Santo e quindi non possiamo credere in Gesù. Il nostro Signore Gesù Cristo dice: voi lo conoscete perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi lo Spirito Santo. Noi cristiani abbiamo lo Spirito Santo. Abbiamo il Paraclito dentro il cuore e sta presso di noi, che prega in noi, intercede per noi. Lo Spirito ci muove da dentro, lo Spirito Santo ci indica la via, lo Spirito Santo ci mette sul cammino giusto, ci mostra Gesù Cristo, ci mostra dove è il peccato, ci mostra ciò che è male. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Che bontà quella del Signore nostro Gesù Cristo, che non ci vuol lasciare orfani. L'espressione lasciare orfani già ci fa pensare all'amore di Gesù verso i suoi discepoli, quell'amore tale che li proteggeva. Era per loro come un padre. Un buon padre di famiglia. Non vi lascerò orfani. Ciò che ho fatto fin qui vi manderò qualcun altro che lo farà con potenza, cioè lo Spirito Santo. Siamo nel mese di maggio, il mese della Madonnina. Vogliamo chiedere a lei la grazia della speranza. La speranza. Maria Santissima sta sempre con noi. Non vi colui che ha detto non vi lascerò orfani, vi manderò un altro paraclito, lo stesso sulla croce ci ha lasciato per madre la propria. Sua madre ci ha dato sua madre e noi, generati da questa mamma che sempre sta con noi, non siamo orfani, perché Maria Santissima sempre sta con i suoi figli, ovunque ci siano. Per una grazia singolare che ha ricevuto da Dio, lei protegge tutti i suoi figli, intercede per tutti i suoi figli, sta con loro, cammina con loro, combatte con loro, consola, li consola. Lei è la consolatrice nostra. La sposa dello Spirito Santo Paraclito non poteva non essere la nostra consolatrice. Sempre sta con noi, Maria Santissima. Facciamo questo atto di fede. Non la vediamo, ma c'è. Sta sempre con noi, perché siamo suoi figli e non ci abbandona. Allora in questo mese vogliamo spesso ricordarci della sua presenza, rifare a lei la nostra offerta, l'offerta di noi stessi, di tutto noi stessi,
E questa mamma ci metterà, ci custodirà sempre dal maligno. Questo discorso di nostro Signore Gesù Cristo viene dopo quello che non abbiate paura. Avete fede in Dio, avete fede anche in me. Maria Santissima sta con noi. Siamo tranquilli, sereni. Lei, che è la nostra corredentrice, la nostra salvatrice, come la chiamava alcuni padri della Chiesa, lei ci salverà, ci libererà da ogni male, ci porterà in paradiso. Confidiamo dunque, abbiamo fede, abbiamo speranza. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.